Sta per giungere alla fine la rassegna organizzata dal Conservatorio di Vibo Valentia, Fausto Torrefranca e Ama Calabria, in collaborazione con 12 associazioni del territorio che operano nel sociale in vari modi. Questa volta è toccato alla Croce Rossa Italiana, che ha patrocinato il concerto dell'Orchestra Sinfonica dello stesso Conservatorio, diretta dal maestro Elia Corazza, con un assolo della giovanissima Caterina Zangari al flauto. Io ringrazio ancora gli organizzatori di questi eventi e li ringrazio perché appunto in un momento così gioioso quale può essere quello della musica hanno dato la possibilità a noi associazioni che non sempre viene conosciuto l'attività che si fa all'interno della città, all'interno delle nostre realtà. Ecco, tramite questi eventi ci viene data l'opportunità di farci conoscere, questo sicuramente è un fatto positivo. Voi svolgete un ruolo molto importante in questa provincia, vicino a chi ha bisogno. Sì, in effetti noi è uno dei nostri principi, è uno dei nostri principi cardine, quello delle attività socio-umanitarie, e noi in effetti operiamo proprio in questo settore tenendo sempre a mente che il nostro territorio è un territorio povero, povero anche di servizi, non intendo dire economicamente, ma povero di servizi. Allora noi, senza volerci sostituire a quelli che sono le attività delle istituzioni, cerchiamo di collaborare, cerchiamo di essere di ausilio e fare del nostro meglio affinché si possano alleviare le sofferenze delle persone umili, bisognosi, dei soli, di quelle persone che in effetti vorrebbero una carezza, una parola, semplicemente poter parlare, sentire la compagnia e l'affetto di persone amiche, e questo cerchiamo di fare.